Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6, che in apertura torniamo ad occuparci dell'omicidio di Penne avvenuto domenica scorsa. Sarà interrogato domani mattina alle 10 Mirko Giancaterino, il pregiudicato 36enne arrestato domenica per l'omicidio di Gabriele Giammarino, 80 anni, ex maresciallo dell'aeronautica, trovato morto nella sua abitazione di Penne. L'arrestato è difeso dall'avvocato Paolo Marino e sarà interrogato al Tribunale di Pescara dal GIP Nicola Colantonio. Intanto andiamo ad osservare insieme il servizio di Paolo Renzetti, che si occupa dell'autopsia che è avvenuta ieri da parte del medico legale Cristian Dovidio. È durata oltre 5 ore ieri nell'ospedale San Massimo di Penne l'autopsia svolta dal medico legale Cristian Dovidio su richiesta del PM Mirvana Di Serio di Gabriele Giammarino, il sottufficiale a riposo dell'aeronautica militare trovato morto domenica mattina nella sua casa in base a dalle fiamme nel centro storico di Penne. Su precisa disposizione della procura pescarese non sono trapelate notizie ufficiali sulle cause della morte dell'anziano ed in particolare se questa sia avvenuta prima dell'incendio oppure successivamente, ma il medico legale non ha lasciato dubbi sul fatto che sia arrivata come conseguenza di omicidio. Quasi certo che le percosse subite dall'anziano siano risultate decisive per la morte di una persona fragile fisicamente. Gli accertamenti degli investigatori hanno portato ad individuare come presunto omicida il 36enne Mirko Giancaterino, fermato in un bosco alla periferia di Penne e da domenica sera rinchiuso nella casa circondariale San Donato di Pescara. Per lui non è stato ancora fissato l'interrogatorio davanti al GIP Nicola Colantonio. Nel corso dell'autopsia si è appreso che il medico legale ha ricostruito la dinamica temporale dei fatti che hanno portato alla morte dell'anziano e si è riservato la facoltà di ulteriori esami ed accertamenti presso l'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Chieti. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pescara, che attendono per i prossimi giorni anche i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS di Roma arrivati a Penne per esaminare l'appartamento del pensionato ucciso. La salma dell'anziano nelle prossime ore sarà riconsegnata ai familiari per l'effettuazione dei funerali. C'è un'altra notizia di cronaca che arriva da Lanciano, un'operazione che ha portato 8 persone agli arresti e 20 indagati per associazione per delinquere, finalizzata la commissione di furti di auto, furgoni, camioncini in Abruzzo e in particolare nel Frentano, auto che venivano smontate per poi rivenderne i pezzi. Gli arresti sono stati disposti dal GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Rosaria Vecchi. E adesso passiamo alla politica, andiamo all'Aquila. Questa mattina c'è stato il Consiglio regionale, Consiglio che attualmente è sospeso, sospensione decisa dal Presidente di Pangrazio. Si annuncia una giornata molto lunga perché nonostante il rimpasto e la pace fatta all'interno della maggioranza, ci sono ancora tensioni per quanto riguarda il rifinanziamento della Sinfonica abruzzese. Filippo Tronca. Che la giornata in Consiglio regionale sarebbe stata ancora una volta lunga e sofferta, nonostante la pace fatta, almeno in teoria nella maggioranza, con il rimpasto di giunta, lo si è capito dalle prime battute in Commissione bilancio e dalle varie urla che si sentivano dietro la porta. Poi dal primo rinvio della seduta dalle 11 alle 13. Altra avvisaglia ieri sera nella riunione di maggioranza, segnata da un vivace scambio di battute tra Luciano Monticelli, ex ribelle del PD, e Pierpaolo Pietrucci, anche lui del PD, sul rifinanziamento all'istituzione sinfonica abruzzese da 400.000 euro, prima tranche, prevista per oggi, visto che Monticelli avrebbe espresso ancora una volta perplessità mandando fuori dei gangheri Pietrucci. Nessun litigio, assicura oggi Monticelli, ma poi le sue perplessità le riconferma tutte. Non c'è stato nessun battibecco, c'è stata una normale discussione come stiamo facendo da un mese a questa parte sulla questione soprattutto della variazione di bilancio per quanto riguarda l'ISEM. Io credo che prima di produrre una variazione del genere, oggi ne parleremo nella quinta commissione, è normale che una variazione così importante si conoscono dettagliatamente che cosa è questo istituto sinfonico, quali sono i costi e i ricavi per arrivare a pareggio. Io credo che un approfondimento va ancora fatto. E l'altro ribelle, Mario Olivieri di Abruzzo Civico, incassato l'assessorato per il collega Andrea Gerosolimo, è pronto invece a votare con rinnovato spirito di disciplina. Il nostro atteggiamento sarà sicuramente più collaborativo, naturalmente
dobbiamo stabilire, adesso ci dobbiamo in qualche modo dressare, ecco, abituarci a stare insieme. Urlano invece allo scandalo quasi le opposizioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle. Bene i fondi all'ISA, ci mancherebbe, ma ora e subito serve una variazione in bilancio molto più consistente per sostenere tutte le istituzioni abruzzesi in difficoltà. Per il Movimento 5 Stelle la questione ISA non si pone, bisognava provvedere a implementare la legge che abbiamo approvato, la legge europea per il finanziamento alla cultura. Servono 3 milioni di euro per la cultura, non si può decidere improvvisamente di dare 800 mila euro all'ISA senza considerare che esistono altri enti culturali. Intanto c'è il problema delle province, che mi sembra che viene affrontato, continua a essere affrontato in maniera minoritaria. Oggi mi sembra che tutto sia concentrato su questo finanziamento alla Sinfonica, che è sicuramente una cosa importante, ma credo che i fondi per il trasporto di disabili alle scuole sia ancora più importante. E ieri sono state ufficializzate le nuove deleghe della giunta regionale guidata da Luciano D'Alfonso. Come ha annunciato, Marinella Scrocco cede lavoro e formazione ad Andrea Gerosolimo, Mario Mazzocca conserva ambiente e servizio idrico e diventa sottosegretario alla presidenza, mentre Camillo D'Alessandro torna consigliere regionale mantenendo trasporti, mobilità ed infrastrutture. Servizio di Francesca Romana Testi. Ufficializzate le deleghe della nuova giunta d'Alfonso, il nuovo entrato Andrea Gerosolimo di Abruzzo Civico ottiene, come annunciato, formazione e lavoro, un tempo di Marinella Sclocco, unica quota rosa in giunta, oltre che associazionismo territoriale e grandi eventi, una battaglia durata un anno che si è conclusa con l'ottenimento della poltrona e qualche polemica da parte di SEL che ha subito le conseguenze maggiori. Il vulnus della mancanza dell'assessorato ad Abruzzo Civico è un vulnus creato all'inizio della legislatura. Noi non abbiamo mai fatto una questione di posto, di poltrona, ma è stata semplicemente una questione politica. SEL sta comunque all'interno della struttura che avrà comunque potere decisionale. Credo che la coalizione tutto sommato sia riuscita comunque rafforzata. Marinella Sclocco si è vista togliere la delega alla formazione e lavoro, anche se continuerà a mantenere le politiche giovanili, annessa garanzia giovani, le politiche sociali, pari opportunità, terzo settore e la nuova delega ai beni comuni e alla valorizzazione dei beni culturali. E a chi le chiede se si è sentita penalizzata dall'ingresso di Gerosolimo risponde. Ne abbiamo discusso e abbiamo trovato questa via di mezzo, per cui i progetti che avevo portato avanti li continuerò a portare avanti. Spero, ma sono certa, che l'assessore Gerosolimo voglia proseguire quello che di buono è stato fatto o è stato messo in campo in un anno. Mario Mazzocca alla fine ha accettato l'incarico di sottosegretario, conservando, come chiesto da lui stesso più volte, le importanti deleghe all'ambiente, alla protezione civile, al servizio idrico integrato. L'ex sottosegretario D'Alessandro, dal canto suo, continuerà a portare avanti materie quali trasporti, infrastrutture, mobilità, il progetto Abruzzo Day e il Giubileo. E andiamo avanti con il giornale, adesso parliamo di trasporti perché questa mattina in regione sono stati presentati nuovi autisti che da domani prenderanno servizio nella nuova azienda unica TUA. La soddisfazione del presidente e dell'ex ormai sottosegretario D'Alessandro nel servizio di Daniela Braccani. Sono 31 i neodipendenti della TUA, la nuova società di trasporto unico abruzzese con un giro di affari di 140 milioni di euro, la settima azienda nel panorama nazionale con i suoi 30 milioni e 200 mila circa chilometri preventivati e la nona per valori di produzione tra servizio urbano, suburbano, extraurbano e ferro, per un totale di 1.600 dipendenti. Entra salutando i nuovi assunti il presidente della regione Luciano D'Alfonso, insieme al sottosegretario con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro e il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano D'Amico, presidente di TUA, nata formalmente con l'atto di fusione tra le aziende GTM, FAS e ARPA. Presidente, con quale criterio sono stati scelti i dipendenti TUA? Quella stabilita dall'ordinamento. Se fossero imprese si chiamerebbe gara, siccome sono persone si chiamano concorsi pubblici che danno la par condicio a tutti. Ed è straordinario quello che è accaduto. Da società originarie che erano piene di lividi e di problemi finanziari e di organizzazione è nata una nuova società che è TUA, che è la sesta società italiana per potenza trasportistica, che oggi presenta al pubblico
decine di risorse umane che sono state individuate a seguito di concorso. Questo accade quando si ha il coraggio del cambiamento, ma un'altra grande novità che ha visto il lavoro di D'Alessandro in prima fila, del presidente D'Amico, del capo dipartimento e di questa struttura che è deputata a curare i trasporti, è quella di rimettere su strada risorse umane che erano finite, diciamo così, segmentate dietro le scrivanie. Noi adesso abbiamo una restituzione su strada di risorse umane esperte che hanno anche una grande voglia di fare e di produrre servizio. Tra le novità annunciate nella sala stampa di Palazzo Silone all'Aquila, l'estensione del biglietto unico a tutte le province abruzzesi, ma soprattutto il ritorno su strada tra autisti e controllori di circa 80 dipendenti dell'amministrativo. Abbiamo messo in campo un progetto industriale vero. Dopo pochi mesi dalla nascita di TUA si vedono gli effetti, che sono da un lato la riduzione dei costi, soprattutto sull'approvvigionamento, sugli acquisti. Voi immaginate tre società che compravano lo stesso pezzo, che ne so, del motore o le gomme in modo diverso, con costi diversi. Noi abbiamo centralizzato gli acquisti, abbiamo reso possibile la realizzazione dell'economia, abbiamo riorganizzato il meccanismo del lavoro. Cambiamo argomento ed andiamo a Teramo, dove da questa mattina è iniziato lo sciopero dei lavoratori della Team, la società che gestisce il servizio rifiuti in città. Come già anticipato nella giornata di ieri, sono garantiti i servizi essenziali, in centro i rifiuti sono stati raccolti, mentre disagi e problemi ci sono nelle frazioni. Ci racconta tutto Elisa Leuzzo. Sostanzialmente, da parte dei lavoratori, qual è il disagio che riscontrate? Inizialmente il fatto delle 6 ore, perché come prevede il contratto nazionale dovremmo lavorare sempre a 6 ore noi. Loro hanno spalmato la settimana in 5, 6 e 7 ore. Prima, pensando di poterci agevolare sulla raccolta, invece è stato anche un disagio per noi, soprattutto il sabato, perché dopo venendo una settimana di lavoro, il sabato 7 ore sono abbastanza... Sì, sono più lavorati. I carichi di lavoro sono maggiorati perché le zone sono state allungate, sono state riviste, non c'è più il doppio giro, però sono allungate, l'indifferenziato passa una volta sola, dopo chi fa la mattina deve anche accollarsi l'indifferenziato del sabato di tutte le attività, chi fa l'attività poco commerciale il pomeriggio non ha modo di essere aiutato col cartone, visto che da tutti i giorni è passato a 3 volte a settimana, quindi operatori che fanno il pomeriggio non arrivano e sembra città che è anche più sporca. Può essere stata una conseguenza dal nuovo calendario di raccolta? Beh sì, sicuramente dal nuovo calendario è di peso, perché prima, anche se era pesante, però si riusciva a giostrare, ma invece... troppo pesante. È stata fatta la raccolta differenziata da voi questa mattina? È stata raccolta? Sì. Sì, voi abitate al centro, nelle zone? Sì, sì. In centro? Sì, sì, proprio qui sopra Buffetti è stato fatto, tutto a posto. Sì, 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 sì. Io in via Roma c'è stata la raccolta. Per me è tutto bene. Lei dove abita? Via Pretuzio 17. Probabilmente perché sto proprio all'inizio della strada, perciò l'immondizia è visibile, non ho problemi. Quindi al centro, diciamo, sì. Per far capire un attimo. Sì. Non lo so, perché io ieri sera non ho sceso nulla per evitare di lasciare le strade sporche. Io l'ho cacciato ieri sera, poi siccome ho sentito la televisione, e stamattina l'ho messo lì, poi siccome ho visto passare il camion qua, si vede che già è entrato in funzione. Mm-hmm. E l'ho tirato fuori adesso. La raccolta differenziata da voi è stata fatta questa mattina? Sì, no, al centro no, a me in via Cona tarda, ma è stata fatta. Lei che io sappia va bene, per ora va bene, salvo il resto va bene questa. È stata fatta la raccolta differenziata da lei questa mattina? Sì. È stato raccolto? Mi pare di sì, bidoni fuori non ne ho visti. Quindi. Più o meno la zona dove abita? È vicino alla questura. Del nuovo calendario che ne pensa? Il nuovo calendario è un po' ingarbugliato, quello sì. È meglio quello precedente? Meglio prima quell'altro, sì. La pagina sindacale adesso, la protesta dei lavoratori del Mercatone 1 ieri a Pescara durante il convegno a cui ha partecipato il presidente Prodi, un convegno sulle sfide dell'Europa. Dal 15 giugno i lavoratori del Mercatone 1 di San Giovanni Teatino sono stati sospesi per i lavori di ristrutturazione del punto vendita e ad oggi non c'è nessuna notizia sul loro futuro. Andiamo a vedere insieme il servizio.
Protestano i lavoratori di Mercatone 1 di San Buceto. Una storia che inizia il 15 giugno scorso, data in cui arriva la comunicazione di sospensione. Siamo 30 dipendenti assunti, più l'indotto, stiamo parlando di 40 famiglie che sono a casa. Noi attualmente siamo in cassa integrazione, però ci preme precisare che a noi interessa lavorare, come abbiamo sempre fatto, con dei grossi risultati, perché era una bella realtà quella di San Buceto. Stessa sorte era toccata al punto vendita di Pineto, che invece solo 30 giorni dopo aveva visto la riapertura e il reintegro dei suoi lavoratori. Per i lavoratori di San Buceto invece ancora nessuna notizia, si tratta di 30 persone. I sindacati sono stati vicino a noi, diciamo, fino alla sospensione, dopodiché anche loro sono in attesa di comunicazioni dal Ministero e dall'azienda, perché la nostra azienda è stata commissariata dal 7 aprile. Si trattava di una difficoltà economica secondo voi? No, si trattava di una ristrutturazione aziendale dovuta ad altri problemi che comunque non sono stati causati sicuramente dai dipendenti che hanno sempre onestamente lavorato. Oggi l'appello dei lavoratori sospesi è quello di ottenere lo stesso sostegno ottenuto per i colleghi di Pineto e per questo si rivolgono al vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che si era già adoperato per la riapertura di Pineto. Dal 15 giugno noi siamo sospesi, nessuno si è venuto a confrontare con noi, quindi al momento non sappiamo la realtà nostra effettivamente che fine avrà e vorremmo chiedere all'assessore Lolli se gentilmente si occupa anche di noi, visto che vorremmo ricordare che anche San Buceto è in Abruzzo. E adesso parliamo di ricostruzione. Dopo 6 anni dal sisma il centro di Onna resta ancora problematico. Andiamo ad ascoltare insieme in questo servizio le speranze degli onnesi. Daniela Rosone. Entro il 2019 Onna sarà ricostruita, lo ha annunciato il sindaco Massimo Cialente. Nel bellissimo borgo distrutto dal terremoto del 2009 stanno per partire i lavori dei primi 3 aggregati, pronti fondi. Aggregati che si trovano vicino alla chiesa di San Pietro Apostolo, ricostruita dalla Germania. Poi partiranno i lavori di altri 2 aggregati, poco distanti, ma sempre al centro del paese. La situazione sta migliorando, finalmente abbiamo fiducia nel futuro. Stanno partendo già i primi 3 aggregati proprio qui intorno alla chiesa, più altri 2 un po' più distanti, ma partiranno. Quindi la ricostruzione sta ripartendo, ci sono le basi perché Onna venga ricostruita tutta. Certo che a vederla oggi Onna sembra essere rimasta ferma 6 anni fa. Nel borgo un tempo bellissimo, macerie e tutto è ancora zona rossa. 6 anni, un tempo che sembra lontano, ma oggi finalmente gli onnesi hanno fiducia e sperano di vedere davvero entro 3 anni il loro paese completamente ricostruito. I MAP allora cederanno il passo a case vere e forse si potrà immaginare un futuro, fatto anche di giovani e sogni. C'è ancora molto da fare, però l'importante è aver iniziato, perché per 6 anni noi non avevamo nessun tipo di sicurezza che iniziasse la ricostruzione. E questo della chiesa è stato anche un punto importante, perché non si può lasciare la chiesa sola senza ricostruire, quindi questo è stato anche probabilmente uno stimolo a che si facesse qualcosa di serio per le frazioni, fra cui Onna. Adesso fino all'anno scorso eravamo un po' ancora con il terrore di non poterla ricostruire, adesso invece abbiamo speranza nel futuro, quindi sicuramente le cose andranno meglio. Cambiamo argomento, l'API di Teramo torna a denunciare quella che avevano già nel maggio scorso denominato la deriva monarchica assunta dalla Camera di Commercio di Teramo in seguito alla vicenda del rinnovo delle cariche. Vediamo. È la terza volta che facciamo questa cosa, dopo la prima segnalazione sul fatto che dopo 3 mandati bisogna tornare a casa, era una nostra corretta interpretazione confermata dal TAR Calabria, perché il problema ce l'hanno avuto anche a Reggio Calabria. Il TAR ha detto che in realtà dopo 3 mandati bisogna andare a casa, parliamo del presidente Cavaliere Di Sante e di Gloriano Lanciotti, componente di giunta, e di qualche giorno fa l'ordinanza del Consiglio di Stato che di fatto ha confermato l'indirizzo dato dal TAR. Dopo 3 mandati bisogna andare a casa. Abbiamo inoltrato una nota alla Camera di Commercio, al Ministero, al MISE, alla Regione affinché ci diano risposte nel merito. Ma al di là della risposta, noi riteniamo che per un fatto di eticità, noi imprenditori spesso siamo bravi a denunciare l'occupazione degli spazi pubblici da parte della politica, ma quando poi questo ci riguarda scappiamo da questo modello comportamentale. È opportuno che bisogna essere seri e se si è critici in una situazione bisogna poi accettare l'altra situazione.
Questo perché, in sostanza, cosa si dovrebbe fare all'interno della Camera di Commercio per le piccole e medie imprese o per le imprese? Allora, fermo restando che noi oggi il ruolo di Società Camera di Commercio non lo condividiamo, l'abbiamo sempre criticato e c'è questa sorta di accorpamento, forse è opportuno toglierlo. Nel merito all'accorpamento con l'Aquila di cui si parla, di questa minestra riscaldata che il territorio sta perdendo risorse, prefettura, questura e quant'altro, sembrerebbe che crolla l'economia, ma in realtà il problema è di altra natura, ma qui nello specifico si sta consumando un qualcosa di veramente assurdo e aberrante in uno stato civile. Si sta ristrutturando la vecchia sede all'Aquila ed è giusto che si faccia e l'Aquila ritorni a splendere come prima e più di prima, e lo vogliamo tutti, ma è veramente assurdo consumare terreno a Bazzano per costruire una nuova sede della Camera di Commercio quando la sede a Teramo c'è. Adesso parliamo di scuola. A Pescara, nuova sede e nuove classi per l'Istituto Musicale ed Artistico Misticoni Bellisario. Ad offrire spazio ad oltre 100 studenti è stata la sede della provincia di Pescara di via Passo Lanciano con un investimento di 40.000 euro. Nuovi spazi e nuove aule per il liceo musicale e artistico Misticoni Bellisario di Pescara. A seguito della riforma Gelmini, infatti, sono stati inseriti nuovi percorsi artistici, come quello della danza. Ecco dunque che la provincia di Pescara svuota i suoi uffici nella sede di Passo Lanciano e con un investimento di 40.000 euro realizza un'autentica sala per le coreografie, ospitando 100 studenti. La sede Misticoni non poteva assolutamente più ospitare tre licei, liceo artistico, liceo musicale e coreutico. E abbiamo trovato, devo dire, un attento ascoltatore che è stato il presidente Di Marco, che appena è entrato in carica si è trovato questo grandissimo problema e in poco tempo ha dimostrato l'efficienza della pubblica amministrazione, cosa insomma non da sottovalutare in questo periodo. Una nuova stagione per la scuola, se si pensa alla rivoluzione avvenuta nell'ambito della riforma e soprattutto alle difficoltà vissute dalle province, ormai svuotate di risorse. Ecco dunque che l'iniziativa di Antonio Di Marco si configura come un'ottimizzazione di risorse che a loro volta creano nuovi scenari. Se ne è accorto anche il presidente Renzi, non a caso la riforma del decreto enti locali, così come era stato presentato a giugno e successivamente approvata ad agosto, consente proprio a noi l'esistenza in vita ancora per tanto tempo. È necessario che ci sia un ente che intervenga a favore delle scuole, è indispensabile in questo caso fare anche tesoro delle piccole risorse a disposizione. Abbiamo fatto veramente una grande, diciamo, alleanza con gli uffici, con i dirigenti, abbiamo voluto fare subito ciò che occorreva al Misticoni per consentire l'avvio dell'anno scolastico nel migliore dei modi. L'estate e il caldo record continuano sulla nostra regione, temperature ben oltre i 30 gradi almeno fino a venerdì, e dunque andiamo a sentire insieme le previsioni del tempo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org. Ondata di caldo innalzamento delle temperature negli ultimi giorni, impossibile non accorgersi dell'ultima coda d'estate che interesserà la nostra regione ancora fino a venerdì. La nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di correnti meridionali legato all'azione di una vasta circolazione di pressione aria al momento in azione sull'Europa occidentale. Ora, a partire dalle prossime ore, ma ancor più tra giovedì e venerdì, assisteremo a una nuova intensificazione di questo flusso di correnti meridionali provenienti dall'entroterra algerino. Quindi aria calda che raggiungerà le nostre regioni centro-meridionali e favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature, in particolar modo sulla nostra regione, ma soprattutto sul settore centro-orientale della nostra regione, poiché è previsto il rinforzo dei venti dei quadranti sud-occidentali, il Garbino, che appunto farà schizzare le temperature ben al di sopra dei 30 gradi, ma localmente sulle principali valli che si affacciano sul versante orientale e lungo la fascia costiera le temperature massime potrebbero raggiungere addirittura superare 36-38 gradi. Alte temperature che lasceranno il passo ad un improvviso peggioramento nel weekend, causando anche fenomeni di forte intensità.
alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, dopo questa rimonta, dopo la rimonta di questo promontorio di alta pressione con l'aria calda in risalita dall'entroterra nordafricano, assisteremo a una graduale attenuazione dell'alta pressione a favore delle correnti atlantiche che inizieranno a raggiungere la nostra penisola a partire da sabato, ma ancor più tra sabato e domenica. Ecco, se la situazione verrà confermata, potremmo assistere a un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, con frequenti manifestazioni temporalesche anche di forte intensità. E adesso la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Parliamo del Pescara, ripresi ieri gli allenamenti in vista della trasferta di Bari. Oggi ci sarà c'è stata una doppia seduta, ancora fermi Forte e Sansovini. Campagnaro invece prosegue il lavoro per entrare al meglio della condizione in squadra. Intanto, dopo la vittoria sul Perugia, ascoltiamo le impressioni del centrocampista Verre e del presidente Sebastiani. Ci siamo entrati con la giusta concentrazione e abbiamo dimostrato subito che volevamo vincere. Ecco, l'abbiamo fatto con un bel gioco, un bel calcio, penso che sia stata anche una vittoria meritata. L'impatto con l'Adriatico com'è stato? No, è stato bellissimo, perché comunque i tifosi ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Poi per me era una partita molto importante dopo un anno passato con il Perugia che per me è indimenticabile, lo dirò sempre, ma quest'anno gioco con un'altra maglia e voglio fare ancora meglio con il Pescara. Ecco, il Pescara ha ritrovato gioco, vittoria, ha ritrovato anche il calore del suo pubblico, perché pensare positivo non era un'abitudine quella adriatica. Ma se manca questo è inutile fare tutti questi sacrifici, cioè noi non facciamo tutto quello che facciamo per noi stessi solamente, lo facciamo per i tifosi del Pescara, per quelli che vogliono bene a questa squadra, e se loro si entusiasmano, lo dicevo prima a un tuo collega, è una cosa bellissima, perché poi di fatto rappresentano il 12° e anche il 13° in campo. I ragazzi hanno bisogno di loro perché sono bravi, ma sono giovani. Come in altre occasioni, non bisogna esaltarsi, mantenere un po' di equilibrio, no? Parlo dell'ambiente. Questo per quanto ci riguarda sicuramente, è chiaro che l'ambiente lo conosciamo tutti, sappiamo che ci esaltiamo facilmente e ci abbattiamo anche molto facilmente. Io mi auguro che i tifosi del Pescara si possano continuare ad esaltare, però l'importante è che chi va in campo, noi della società, il mister, non ci esaltiamo, ma abbiamo noi i piedi per terra e lavoriamo per fare sempre meglio. Dunque queste le interviste realizzate da Enrico Rocchi. Andiamo avanti con la pagina dedicata alla Serie B, parliamo di Virtus Lanciano, che ha disposto la proroga per gli abbonamenti. Da questo pomeriggio alle 16 fino a sabato sarà possibile sottoscriverne di nuovi. E ora andiamo ad ascoltare invece le parole di due autori dei due gol che sabato scorso hanno steso l'Ascoli, Carlo Mammarella e Nicola Ferrari. Ho pensato di magari di ingannarlo, di tirare più basso, perché ho visto che si era messo nel centroporta il portiere e ultimamente le alte mi stavano andando un po' male, quindi quello che la squadra voleva era il risultato a tutti i costi. Magari è venuto un pochettino meno a livello tattico, la partita ha risentito, tecnico soprattutto, ne ha risentito un pochettino con diversi passaggi sbagliati anche dal sottoscritto. Però a differenza di Vercelli era una squadra che sapeva quello che voleva oggi, e quindi noi in campo sappiamo che dobbiamo mettere prima quello, poi viene il resto. Cosa ha detto Carlo questa gara, al di là della vittoria per 2-0, che questo Lanciano può essere protagonista in questa stagione? Con 40 partite ancora da giocare, oggi mi rimane difficile pensare. Io so cosa vuole la squadra, quindi vuole ogni sabato scendere in campo per ottenere il massimo. Poi sappiamo che durante questo percorso ci saranno squadre magari più forti della Virtus, bisogna sempre dimostrarlo sul campo, e quindi poi alla 42esima partita ci dirà che campionato ha fatto la Virtus. Sì, è una mia caratteristica quella di dare una mano alla squadra, e oggi mi è riuscito molto bene, sono molto contento per questo. Ringrazio la squadra, perché comunque sia oggi ha fatto un buon gioco anche offensivo, e quindi per me, se mi accompagnano in questa maniera, viene tutto più facile. Due partite, due gol, la media è ottima per un attaccante. Insomma, era importante anche per te far vedere anche a Lanciano di essere un attaccante di categoria, in grado di poter fare anche la differenza in Serie B. Sì, no, io insomma penso di avere un'età matura e di comunque sia aver sempre fatto delle mie caratteristiche. Quest'anno voglio parlare poco e dimostrare sul campo la voglia che ho di mettere in mostra le mie qualità,
questa società mi ha dato questa opportunità, io sono contento e come ho già detto questo gruppo mi ha accolto alla grande e io voglio dare il cuore per questa squadra e questa società. Adesso scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo. Voglio sapere dai tifosi se posso continuare ad essere il presidente. Luciano Campitelli lancia l'ultimatum in vista dei prossimi 8 giorni in cui si decideranno definitivamente le sorti sportive del sodalizio biancorosso, che attende gli esiti del terzo grado di giudizio al CONI in merito ai ricorsi presentati dal Forlì ma anche dalla stessa società biancorossa. Intanto è stato ufficializzato Giuseppe Daniello, amministratore delegato, con Gianluca Scacchioli, direttore generale con delega all'area tecnica, il servizio di Andrea Costantini. Se c'è, ripeto, dietro a questi movimenti poco corretti, poco sensibili al Teramo Calcio, lo ripeto, può telefonarmi in qualsiasi momento, 10 minuti e si sistema tutto, e per quanto vogliamo bene al Teramo gli saremo anche il primo sponsor, quindi con tutto il cuore, senza nessun problema. Queste sono le condizioni per cui io posso rimanere ancora, fin quando lo volete voi, ad essere o a fare il presidente del Teramo. E questo è una cosa che devo e voglio sapere prima del 23, oppure il giorno dopo del 23. Perché? Perché se dobbiamo ripartire dalla promozione, io ci sono, non scappo. Altrimenti purtroppo non posso lavorare, siccome lavorerei molto male, molto male, molto male. Quindi, siccome ripartirei molto male, senza entusiasmo, che è il perno portante di un tipo di attività, perché questa è un'attività a tutti gli effetti, voglio che tutti quanti, non che gli ultra qui non ci sono, se noi oggi vogliamo ripartire e dobbiamo ripartire tutti insieme, dobbiamo dare a tutta la provincia, a tutta la regione un modo che Teramo dovrà essere un modello di stare tutti insieme per vincere. Questo è il mio motto, altro non devo dire. 8 giorni per decidere il da farsi. Ma con tutto, lo dico con tutto il mio cuore, sarò il primo sponsor per chi verrà anche questa sera dopo di noi, quindi se lo sponsor vale 500.000 euro, noi siamo disposti a mettere 500.000 euro all'anno, senza problemi. E intanto, per concludere il discorso sul Teramo, ieri la Teramo Calcio ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte Federale d'Appello con integrale cancellazione delle sanzioni irrogate a carico della stessa ricorrente e conseguentemente l'immediata riammissione del Teramo al campionato di Serie B per la stagione 2015-2016, ancora anche in sovrannumero. In via cautelare la Teramo Calcio ha chiesto di sospendere lo svolgimento delle gare dei campionati di Serie B e Lega Pro sino alla decisione nel merito del ricorso o in subordine delle sole gare dell'Ascoli Picchio e della società Teramo Calcio. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata.